Cristiano è a Nipro, peraltro Nipro, scusa Cristiano, è a 80 chilometri dalla centrale, se ho capito bene, vero? Assolutamente sì. Che siamo cosa si... abbastanza vicini. Che succede stamattina? Perché appunto come avete vissuto questa ulteriore notizia terribile durante la notte, no? Dell'incendio nella centrale? Ma ieri c'erano state notizie contrastanti, perché inizialmente è stata smentita la presa da parte dei russi, poi appunto nella notte ci sono stati diffusi i video dell'attacco aereo da parte dell'esercito russo, e poi è stata confermata la presa della centrale nucleare. E cosa succede? Che continuano ad arrivare flussi di profughi dalle zone di combattimento, flussi sia da nord che da sud, perché solo stamattina sono partiti 4 pullman per andare verso Kharkiv e addirittura per andare verso il confine russo per smobilitare e portare via dei bambini da degli asili. Quindi è una situazione abbastanza grave, e questo dimostra anche il fatto che i combattimenti toccano soprattutto i civili, e migliaia di civili sono già morti secondo fonti governative, e continuano ad arrivare persone. Quindi nei prossimi giorni aumenteranno gli afflussi di profughi da queste parti, che poi sono solo stazionari perché poi andranno verso est. Scusami Cristiano,